Odu Italia, a fianco delle imprese italiane. Il prossimo sarà Alessandro Freduzzi. Vieni, vieni. Facciamogli un applauso perché anche lui è una new entry dell'associazione Odu Italia, prima volta gli Odu Days Italia. Questo è un talk che io, cioè, adoro, la, sistemi, la parte sistemistica a me, insomma, ha sempre attratto. Quindi leggiamo il titolo da vicino perché io ormai a questo non ci vedo più. Il titolo è Basta, Basta Script, Script Bash. Bash. Ok, buon lavoro. <ride> Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Uh, appunto, come ho annunciato, il mio talk è Basta Script Bash come gestire progetti UDU con Docker, Dudba e altri strumenti. Io sono Alessandro Freduzzi, sono eh, socio fondatore di PyTech. PyTech è una eh, giovane realtà di Modena eh, che, come dice il nome, sviluppa principalmente progetti in Python. Eh, abbiamo un team che lavora principalmente in Django e, e poi il mio team che eh, ovviamente segue progetti UDO. Eh, io sono particolarmente appassionato della parte eh, sistemistica, come vedete, Git, Docker, tutti quegli strumenti a supporto dei... Del lavoro degli sviluppatori stessi, oltre che di Udo eh, vero e proprio, e insomma, mi potete trovare anche su GitHub, GitLab con il nome Aleufre, stiamo cercando anche noi di inserirci un po' nella comunità, di essere sempre più presenti, sempre più attivi e di contribuire. Quindi spero che mi vediate in giro magari con qualche issue oppure questo. Però oggi vi volevo parlare eh, dei problemi sulla gestione dei progetti Udo. Um, ci sono tutta una serie di eh, processi. Tutta una serie di possibili difficoltà che, van, eh, che vanno affrontate semplicemente per, per avere un progetto di UDU. Quindi l'installazione di UDU vero e proprio, poi la pubblicazione in test, la pubblicazione in produzione di UDU e poi la gestione di tutti i repository e di tutti i moduli eh, propri, quelli, quelli della OCA e quelli di UDU Base. Per quanto riguarda l'installazione di UDO eh, ci sono tante librerie da installare con PIP o con uh, altri strumenti se usate PipEmp, se usate Poetry uh, e sono quelle di UDO base. A questi si aggiungono ovviamente tutte le librerie richieste magari da altri moduli in più e librerie anche da installare non con PIP ma ad esempio con APT. Ad esempio noi usiamo LibMagic per, perché UDO supporta eh, LibMagic per... La determinazione dei MIME type dei file in maniera più accurata, però questo va installato con apt, noi siamo su Debian e quindi lo installiamo con apt. Ehm. Poi va installato Postgres, poi va installato WKHTML2PDF poi vanno gestite diverse versioni di Python, se avete una versione di eh, U2, ad esempio, UD12, UD12 gira su Python 3.5 e Python 3.6, ma nessun sistema operativo aggiornato supporta più Python 3.5 e Python 3.6, quindi c'è anche tutta quella difficoltà. Poi se siete su Windows, eh, no, Windows non esiste e non mi può fare del male. Eh. Eh. Quando, eh, quando arriviamo in testa in produzione, bisogna ripetere tutti questi passaggi. E in più, bisogna eh, installare i reverse proxy, installare il mail server o configurare il mail server, eh, mettere su tutti i sistemi di backup. E bisogna soprattutto stare attenti a non avere nessun tipo di problema, perché magari si sono installati eh, versioni diverse dello stesso software, versioni diverse della stessa libreria. E quindi sulla mia macchina funzionava e adesso improvvisamente non funziona più. Infine e i moduli soprattutto i moduli OCA i moduli sono tanti 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 sono sparsi su tanti repo è, è un bene che ce ne siano tanti perché è bello vedere eh, così tanti contributi ma anche questa è magari una difficoltà da gestire ad esempio come faccio ad aggiornarli tutti uh, come faccio non come faccio, però insomma è facile anche dimenticarsi di aggiungere uno a uno i repo nel file di configurazione cartella per cartella. E poi se voglio magari testare una PR devo fare qualche operazione con Git manuale. Poi a me Git piace tanto, mi diverto anche, ma dal punto di vista del tempo non è particolarmente efficiente. E poi c'è poca visibilità sui moduli effettivamente installati. Perché io magari aggiungo un repository OCA al mio progetto per utilizzare un solo modulo di quel repository e tutti gli altri non li sto usando, ma dal progetto non lo capisco, devo andare in qualche modo a vedere magari su, in produzione se quel modulo è installato oppure no, se lo sto usando oppure no. Quindi c'è poca visibilità. Allora, eh, quando si incontrano tutti questi tipi di, di problemi, la soluzione dello sviluppatore, la soluzione che in prima battuta è venuta in mente anche a noi, è di dire vabbè dai, eh, faccio uno script in bash che ci vuole. Come faccio a, a aggiornarmi tutti i repo della, della OCA? Me li metto in una cartella extra addons e poi con questo scriptino, questa, questa bozza di script, faccio un git pull su, su tutte queste cartelle. Semplicissimo che ci vuole. Si inizia così e poi... Vabbè dai, allora faccio anche uno script per inizializzare la macchina così installo tutto dentro lo script. Poi faccio uno script per fare il setup anche della macchina di test. Poi faccio lo script per fare il setup della macchina di produzione che è simile a quella di test ma con delle differenze. Poi faccio lo script anche per ripristinare eh, produzione in sviluppo quando devo fare del debugging. E poi, e poi un altro script, poi un altro script, poi l'ultimo giuro smetto. E ovviamente questo non va bene. Questo non va bene eh, perché, anche se è divertente sviluppare degli script Bash, a me piace molto, i tempi e i costi dello sviluppo aumentano. Eh, perché questi script interni, questi script che ovviamente il cliente finale non vede, non, di cui non è a conoscenza, eh, richiedono tempo, richiedono costi, eh, richiedono tempo anche per fare il debugging, richiedono tempo per fare la documentazione, oppure ancora meglio non si fa la documentazione, perché tanto dai l'ho fatto io, lo so come funziona, eh, e spesso sono fragili perché eh, possono rompersi con aggiornamenti del sistema operativo con aggiornamenti di Udo, con aggiornamenti di varie dipendenze e così via e poi diventa anche difficile l'onboarding di nuove persone sul progetto perché non basta conoscere Udo, ma se prendo una persona nuova che magari conosce anche Udo gli devo comunque insegnare tutta la mia infrastruttura di scriptini, bash, cose strane che ho sviluppato nel tempo, un po' crocchiata perché ovviamente eh, si dedica il minor tempo possibile a queste cose perché non sono, eh, non sono parte effettiva del progetto, almeno non, le si, non la si considera parte effettiva del progetto e quindi eh, non sono documentate di solito e, e anche qui si perde del tempo appunto a eh, inserire nuove risorse nel progetto. Allora con tutte queste difficoltà alla fine... Uh, si arriva a uh, un po' lamentarsi, magari scrive un messaggio a un amico o un'amica, uh, UDU mi sta facendo impazzire, quando scrivi UDU ti sarà sicuramente capitato che il correttore automatico lo uh, corregge in odio e ad un certo punto dici vabbè forse ha ragione il correttore automatico, lo lascio così perché se lo merita. <ride> Avuti questi problemi uh, abbiamo cercato delle soluzioni che fossero un po' più solide. E i, i principi a cui si dovevano ispirare queste soluzioni per noi erano questi tre. Ehm, la primo, containerizzazione, cioè eh, vogliamo il più possibile evitare di avere problemi di interferenze legati a versioni diverse del software in sviluppo, in produzione, in test. Eh, vogliamo che il più possibile il processo che seguiamo sia isolato e riproducibile quando vogliamo. Poi vorremmo usare degli strumenti open perché è la nostra filosofia eh, e la filosofia credo eh, condivisa da molti qui dentro perché la OCA eh, U2 Italia è tutto improntato al software open, al software libero ma anche perché gli strumenti open ci permettono di semplificare, di standardizzare dei processi e di documentarli, perché non sono strumenti fatti per me internamente, che mi gestisco io, ma sono strumenti che appunto devono essere usati da tante persone, e quindi di solito hanno un livello di qualità e anche di controllo un pochino più alto rispetto a uno strumento che mi faccio io per conto mio, per uso personale. E infine, eh, vorremmo il più possibile tenere un approccio dichiarativo ispirato ai principi dell'infrastructure as code, Uh, sapete che la differenza tra imperativo e dichiarativo è che nel, in un approccio imperativo io dico alla macchina i singoli comandi che deve seguire, in un approccio dichiarativo io dico alla macchina qual è il, il punto finale a cui voglio arrivare ed è poi il programma che si occupa di uh, fare tutti i passaggi che servono per arrivare ad avere una macchina configurata come avevo chiesto io. Gli strumenti che abbiamo cercato prima di svilupparli in house sono stati vari. E eh, ne abbiamo trovato uno di cui, eh, a cui non sono affiliato, ve lo presento solamente perché è open e perché noi l'abbiamo eh, sposato, in, in un certo senso utilizzato. Ed è questo: è Dudba. Um, Dudba, adesso ve lo presenterò, contiene al suo interno tutta un'altra serie di strumenti che servono a facilitare la gestione di progetti Udo. Quindi è una sorta di framework sopra il framework che è Udo. Uh, puramente a uso interno, diciamo, per semplificare la gestione del progetto. Uh, ci tengo a dire che um, questi strumenti che Dudba contiene al suo interno, che usa uh, al suo interno, sono a, a loro volta strumenti open che possono essere utilizzati separatamente. Questo perché so che soprattutto nelle aziende più strutturate uh, si può fare fatica magari a introdurre nuovi strumenti, a cambiare insomma, il modo in cui si lavora. Dudba è una struttura anche abbastanza articolata. Se, se il cambio eh, diventa difficoltoso, si può introdurre uno o due di queste librerie. Che adesso vi andrò a presentare: di questi strumenti che vi andrò a presentare. Senza dover stravolgere eh, tutto, tutto il workflow ehm, tutto in una volta. Ecco. Dudba è un progetto eh, free, libre, open source software di Tech Nativa. Ehm, Molti di voi, quelli almeno che lavorano sulla parte tecnica, conosceranno sicuramente TecNativa, o almeno avranno visto il, il suo esponente più famoso nella community OCA, che è Pedro Baesa, eh, che è venuto qui anche due anni fa a fare una presentazione. Ehm, ed è un framework per gestire progetti UDO usando Docker e Docker Compose e integra appunto una serie di altri strumenti open che possono essere utilizzati volendo separatamente oppure sono tutti integrati in questa specie di framework. E adesso ve li andrò a presentare, farò una breve carrellata di questi strumenti e spero di convincervi a usarne almeno qualcuno e a contribuire a alcuni di essi, appunto, ehm, nello spirito di ehm, contribuire eh, a strumenti comuni. Eh, noi stessi stiamo facendo una pull request abbastanza importante su Doodba per aggiornarlo, ad esempio, da Docker Compose versione 1 a Docker Compose versione 2. Cominciamo da Docker. Immagino che tutti abbiate almeno sentito parlare di Docker. Sicuramente altri lo utilizzeranno. Quindi non andrò troppo nel dettaglio, perché immagino che queste cose le sappiate, ma comunque ehm, si usa Docker per evitare tutti quei problemi di compatibilità tra eh, l'ambiente di sviluppo e l'ambiente di test e produzione. Um, il sogno di Docker è di dire: se, se funziona sulla mia macchina, vado in produzione con la mia macchina. Esattamente quella con l'immagine di Docker e poi il container di Docker, quello che ho in sviluppo è esattamente quello che porto in testa in produzione. E poi l'altra comodità di Docker è che tutti i dati importanti sono conservati nei volumi, quindi è molto facile fare il backup, è molto facile magari trasferirsi da una macchina all'altra, oppure trasferire i dati dalla macchina di produzione alla mia in locale per fare dei test. Docker non basta perché nell'ecosistema di UDO sono necessari altri, altri componenti e quindi gestirli tutti manualmente diventa un po' complesso. Lo strumento di Docker per gestire tanti container di Docker insieme ovviamente è Compose. Se poi ci sono progetti molto più strutturati magari si può parlare anche di Kubernetes, ma se si ha un'installazione di UDO eh, piuttosto standard con solo database, magari mail server e poco altro, eh, Kubernetes forse non è neanche così necessario. Ecco. Compose, eh, appunto, ispirato al, all'infrastructure as code, in un file YAML noi dichiariamo quello che ci serve. Quindi, vedete in questo caso che abbiamo due servizi, UDU e il database. Eh, qui in questo file dichiaro che so, sto lavorando con un UDU versione 16, che sto lavorando con un Postgres versione 15 costruito su Alpine, e poi con alcuni, ci sono alcuni trick su cui non mi soffermo più di tanto di, eh, di YAML. Uh, però ad esempio eh, si possono dichiarare delle variabili come nel caso del nel nome del database che ho chiamato prod in modo da doverle dichiarare una sola volta nel file e poi poterle riprendere si possono utilizzare delle variabili d'ambiente come quella no demo che se sono settate utilizzo quella se non sono settate ho il default che in questo caso è false e così via e poi si possono definire porte, network ed è tutto qui dentro è in un certo senso autodocumentante come è fatta la mia infrastruttura? c'è scritto tutto qui c'è scritto tutto? in questo file YAML. Andiamo avanti perché eh, magari ho tanti progetti do e devo rifare la stessa configurazione tante tante volte, quindi uno strumento che eh, DUDBA utilizza ma che ripeto si può utilizzare anche separatamente è Copier o Copier, non ne sono sicuro in realtà, eh, immagino che sia Copier. Copier è un, eh, una libreria Python che vi fornisce un progetto preconfigurato e lo fa facendovi delle domande. È molto semplice anche abbastanza carino, quindi vi chiede quale versione di UDU stai utilizzando, quale versione di PostgreSQL stai utilizzando, eh, quali sono eh, i dati del tuo del suo server SMTP, vuoi fare il backup? Sì, quanto frequentemente, dove lo vuoi mettere, eccetera, eccetera. Questa è l'interfaccia eh, di copier da riga di comando, alcune di queste domande sono a risposta libera, potete inserire il testo che volete, altre sono a selezione, quindi ad esempio la versione di UDU vi, vi fa scegliere dalla 8 credo, alla 16, e, e così risposta a queste domande, lui vi fornisce ad esempio, quel file Compose e tanti altri già preconfigurati con eh, le risposte alle domande appunto, che avete dato. E quindi questo è molto comodo perché non dovete ripetere tutte le volte. C'è un template e poi con le domande si personalizza di progetto in progetto. Passiamo a un altro strumento: Git aggregator. Git aggregator è uno strumento di ACS1, che è un'altra compagnia molto attiva all'interno della OCA. Um, Git Aggregator è un progetto che vi permette di scaricare tanti repository Git tutti insieme. Anche questi sono dichiarati in un file YAML e questo è comodo perché quel file YAML diventa documentazione vivente del progetto. Quali repository sto utilizzando? C'è scritto nel file YAML. Quale versione del repository sto utilizzando? C'è scritto sempre nel file YAML. Posso bloccare magari il repository a un certo commit specificando l'hash e sono sicuro di stare utilizzando quello e che non ci siano magari delle. Degli aggiornamenti che mi vanno a rompere qualcosa. E poi la cosa più bella di Git Aggregator è che posso definire delle pull request da integrare dentro, anche se non sono state ancora mergiate ufficialmente dentro ai branch principali. Quindi faccio due o tre pull request: intanto che aspetto che sia fatta la review, intanto che aspetto che qualcun altro me la provi e me la accetti, posso già utilizzare nel mio progetto. Posso utilizzare le mie, posso provare quelle di altri, quindi è anche facile magari fare le review a qualcun altro semplicemente inserendo il numero della pull request di github all'interno di questo file yaml a complemento di questo git aggregator c'è eh, un altro file questa volta diciamo che fa più propriamente parte di dudba quindi non è una libreria separata che è questo file addons yaml nel, nel, nel file dei repos specifichiamo quali sono i repo appunto nel file addons specifichiamo esattamente di, di ogni repo quali addons stiamo utilizzando e la cosa più bella a mio avviso, è che Udo vede solo i moduli dichiarati e si possono filtrare anche i moduli di Udo base. Quindi, una difficoltà che noi abbiamo sempre avuto è che eh, quando Udo si installa, si installa il modulo account, si installa automaticamente anche il modulo di localizzazione del paese della company principale che con i dati di demo sono gli Stati Uniti e poi la devo andare a disinstallare per installare quella italiana spesso. Invece così il modulo di localizzazione degli Stati Uniti io lo, non lo dichiaro, quindi non c'è, Udo non lo installa e siamo tutti più felici. Anche questo diventa documentazione vivente del progetto, anche qua ci sono delle cose di personalizzazione, ad esempio posso dire che quel web environment ribbon eh, che è, una, è un piccolo nastro in alto a sinistra che mi dice se sono in test, se sono in, in, in devil. Quello lo voglio, è un modulo che voglio solo quando sono in dev, in test, in produzione non lo voglio vedere e quindi così posso specificare che deve essere presente solo in alcuni casi. A questo file addons, YAML, si eh, accompagna uno script che anche lui si chiama addons, che legge questo file YAML e mi permette di operare su questi moduli, ad esempio eh, con il primo comando. Eh, scusate, i moduli vengono eh, classificati, solo i moduli extra, i moduli della OCA o di altri repo esterni, i moduli core, quelli di 2SA, e i moduli privati che sono i miei specifici di questo progetto. Eh, grazie a questo script io posso fare operazioni di aggiornamento, di update, di test su un gruppo di questi moduli. Per esempio con il primo comando posso semplicemente, invece di fare la lista a mano di tutti i moduli che voglio installare, voglio installare tutti i moduli OCA che ho dichiarato in quel file YAML. Oppure voglio aggiornare solo i miei moduli privati e mentre li aggiorna per favore fai anche i test. Oppure voglio installare solo le dipendenze dei miei moduli privati ma non installare i miei moduli, solo le dipendenze. Spero che alcuni degli sviluppatori stiano uh, vivendo le frustrazioni, sentendo le frustrazioni che hanno avuto magari nello sviluppare in Odoo e capire diciamo, la comodità di questi, di questi strumenti che fanno mi hanno fatto risparmiare davvero ore e ore e ore e ore, ore di lavoro. Un altro strumento sempre di acs One è ClickUDOCONTRIB. ClickUDOCONTRIB è una serie di script realizzati con una libreria Python che si chiama appunto Click e poi la versione per UDO che si chiama Click ClickUDO. ClickUDOCONTRIB insomma è una serie di script eh, lanciabili da riga di comando che permettono di facilitare alcune operazioni che con UDO base Andrebbero fatte specificando un numero di parametri molto ampio e magari difficile da ricordare, facile da sbagliare, eccetera, eccetera, e vi permettono anche di fare cose che con l'interfaccia da riga di comando di UDO standard non si possono fare, eh, quindi, ad esempio, li, la disinstallazione dei moduli, la duplicazione di un DB, sono operazioni che con questi script diventano molto, molto facili perché è appunto un solo comando. Ma soprattutto, secondo me, la, il contributo più forte di ClickODOContrib contrib. È che eh, velocizza enormemente il reset del DB2DB perché il, la perdita di tempo è più grande, in termini tecnici, è quando si sviluppa su do e si incasina il DB. Aiuto, se è incasinato il DB, devo cancellarlo e, e reinstallare tutto. E ci vuole un quarto d'ora, dipende dai moduli che avete, ovviamente. Con click do contrib, in particolare con lo script che si chiama click do db si può. Uh, semplicemente creare una cache dei moduli che voglio installare si fa una copia si installano una volta si fa una copia di quel db poi quando devo reinstallare di nuovo in realtà non sto a reinstallare di nuovo che ci vuole un altro quarto d'ora ma copio la cache che ci vogliono circa 5 secondi quindi la prima volta devo comunque aspettare un quarto d'ora ma la seconda volta se non è cambiato niente nei dati di partenza in realtà eh, faccio una copia di quello che c'è e ci metto un secondo Stessa cosa anche per l'update, posso fare l'update solo dei moduli che sono stati modificati tramite un meccanismo di hashing, eh, il, lo script capisce quali moduli sono stati modificati e quindi posso aggiornare eh, solo i moduli modificati e posso farlo anche in parallelo mentre l'istanza è ancora live con un meccanismo che, eh, che controlla che non ci siano DB lock. Vado un po' veloce perché sta finendo il tempo. Uh, un altro strumento è Invoke. Invoke vi permette di definire dei comandi Python. Anche qui qual è la dei comandi da riga di comando, ma sono definiti in Python, voi li eseguiti da riga di comando. Anche qui qual è il grande vantaggio? È la condivisione dei costi di sviluppo, la condivisione del tempo di debug, della documentazione, della manutenzione di questi comandi. E quindi uh, con i comandi definiti da dudba, posso fare queste operazioni. Con questa unica riga di codice posso scaricarmi tutti i repo della OCA, fare il reset del DB con la cache, installare tutti i miei moduli, avviare ODU e vedere i log. Ci sarebbero tanti altri strumenti che purtroppo non faccio in tempo a coprire, eh, mail server, mail log, eh, configurazione, backup, proxy, eh, tante altre cose insomma che purtroppo non posso, non posso coprire. Se, se siete interessati, mi trovate a questi, a questi contatti. Ovviamente sono felicissimo di parlarvi di tutte queste cose, anche perché mi divertono molto. E, e spero che questa carrellata insomma, sia stata utile e vi abbia dato qualche spunto. Magari grazie. grazie, grazie Alessandro. Molto interessante. Io studierò le due slide, <ride> se stai certo. Grazie. Allora, vediamo se ci sono delle, delle domande. Intanto, tutto questo studio quanto tempo ti ha portato via? All'inizio un po', perché ci sono tante, appunto, tanti strumenti che all'inizio vanno un po' studiati, ehm, quindi direi un paio di mesi per fare la transizione da uso U2 nella maniera standard installato sulla mia macchina a comincio a usare questi strumenti per davvero. Tu hai anche provato Buildout? Non l'ho provato Buildout. No. Ok, non so se ancora. No, però perché io insomma so cioè, Facevo il sistemista una volta. <ride> Scusa, non lo faccio, <ride> non lo faccio Però, anche prima di utilizzare tutti questi strumenti, la mia azienda è sempre stata impronta improntata a Docker. Quindi, eh, in realtà Udo sulla macchina, sulla mia macchina fisica, non c'è mai finito perché fin dall'inizio abbiamo detto come facciamo a metterlo dentro Docker? Quindi, almeno quello è stato già automatico. Eravamo già improntati a queste cose. Poi Fantastico. Va bene, vuol dire che le hai tramortiti perché non c'è una <ride> In ogni caso, le tue slide saranno messe a disposizione certo. di tutti sul nostro portale oduitalia.org, come tutto il resto. Quindi vi invito a controllare, non nei prossimi giorni, fra qualche settimana, <ride> tutto il materiale, i video registrati dei talk. Ti faccio i miei ringraziamenti. Un applauso, ad da Alessandro. <ride> hai eh, sentito la domanda? Quando portiamo Doing X? C'è un altro esponente eh, di precedentemente di Tecnativa che è, è Jairo Lopes, Jairo, okay. che lavora molto okay. in Nix e già credo che abbia portato, stia portando, utilizzi già Udo in Nix, ma dovrebbe Ponto. chiederlo più magari a lui, io ancora non ci sono arrivato, sto ancora utilizzando Debian anche se vorrei molto fare il passaggio. Grazie per la domanda. Udo Italia, a fianco delle imprese italiane.